trasportare oggi, in collaborazione con Volvo Trucks, una gamma completa di veicoli elettrici. Amici in camion e fuori del camion, benvenuti ancora una volta alle frequenze di Trasportare Oggi On Air dai vostri Ferruccio Venturoli e Luca Barassi, reduci dal successo di Zero Gradi, di cui però parleremo in uno speciale la settimana prossima. Per il momento invece parliamo della campagna di comunicazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che partita il 18 luglio proseguirà per tutta l'estate. Il claim Insieme per guidare il futuro verrà veicolato attraverso un ampio ventaglio di canali fisici e digitali, TV, radio, affissione, stampa, web e social, così da raggiungere un target più variabile legato possibile, istituzioni, professionisti, imprese, ma anche il grande pubblico, per far conoscere un mondo, quello del trasporto, tutto da scoprire. Allora, cambio argomento per parlare di Maersk, azienda leader nelle soluzioni logistiche sostenibili, che ha annunciato l'acquisto di 25 veicoli elettrici Volvo FH con l'intento di ridurre le emissioni di gas serra nei trasporti di container nell'entroterra tedesco. Va detto per Nord di Cronaca che in Germania l'acquisto di camion elettrici è supportato dal Ministero per il Digitale e i Trasporti, a differenza che dall'Italia. Parliamo ancora di elettrici, perché è arrivata la notizia che prima di vedere i Tesla semi sulle strade dovremo aspettare il 2024 anziché il secondo semestre di quest'anno. Lo ha detto il CEO Elon Musk, secondo il quale i ritardi della produzione sono dovuti a diverse criticità nella fornitura delle batterie. E restiamo nell'elettrico e parliamo di Mercedes-Benz Trucks, visto che la casa tedesca ha annunciato che a ottobre presenterà in anteprima mondiale la versione di serie del precedente eActros Long Haul, con un nuovo design e un nuovo nome, eActros 600. La denominazione 600 fa riferimento alla capacità della batteria in kilowattora. Vuoi consumare meno carburante? Aumentare la sicurezza? Completare le attività nel tempo previsto? Con Webfleet puoi! Scopri di più sulla soluzione Bridgestone per la gestione del parco veicoli. Vai su www.webfleet.com. Per rendere sempre più sostenibile la mobilità commerciale si punta sia sull'introduzione di nuove tecnologie motoristiche e sui carburanti alternativi, attraverso una lenta ma inesorabile transizione ecologica, ma anche sullo sviluppo dell'intermodalità, o come sarebbe meglio dire sulla multimodalità, dato che, come noto, il sistema della logistica italiano risulta fortemente caratterizzato dal prevalente utilizzo della modalità stradale rispetto alla modalità di trasporto più ecosostenibili quali la ferrovia e le vie del mare. Il governo ha introdotto dunque il mare bonus e il ferro bonus per promuovere l'intermodalità. Il mare bonus offre agevolazioni alle imprese di trasporto marittimo riducendo i costi e l'impatto ambientale. Il ferro bonus promuove il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Questi incentivi mirano a potenziare la catena logistica riducendo i costi sociali e le esternalità. Il mare bonus prevede un risparmio di oltre 260 milioni di euro in esternalità e la rimozione di oltre 800.000 camion dalla strada, mentre il ferrobonus punta a ridurre i mezzi pesanti su strada evitando costi esterni di circa 680 milioni di euro all'anno. Ma gli interventi del governo e soprattutto il supporto della Comunità Europea sono sufficienti? Ne parliamo con Marcello Di Caterina, vicepresidente di ALIS. Da 88 anni esperti nella catena del freddo. Grazie alla nostra anima green e tecnologica utilizziamo allestimenti specifici per ogni tipo di veicolo commerciale. Lamberé, l'anello verde della catena del freddo. Buonasera, dottor Di Caterina. ALIS è da sempre impegnata a rendere più sostenibile la modalità commerciale, soprattutto attraverso lo sviluppo dell'intermodalità. Da questo punto di vista, qual è il quadro italiano? Ma il quadro italiano risponde a questa domanda in un'unica direzione, cioè che l'intermodalità è assolutamente necessaria per dare quel segnale di sostenibilità che invoca l'Europa e invoca il mondo intero. Le do dei dati: nel 2022 sono stati sottratti dalle strade 6 milioni di camion per un risparmio di 5,4 milioni di tonnellate di CO2, ma il dato ancora più interessante è che le esternalità ambientali risparmiate in un anno ammontano a 2,4 miliardi di euro. Ovviamente noi parliamo su un percorso di 800 chilometri metri, coprono appunto questo tipo di risparmio. Questo vuol dire che siamo di fronte ad un processo inevitabile che va sempre di più sostenuto attraverso un'azione forte ovviamente del governo, quindi questo per noi diventa un dato fondamentale, perché obiettivamente è l'unica strada percorribile per raggiungere gli obiettivi 2030 e 2050 che ci impone l'Europa. Ma che succede? Ma lei è Enrico Brignani? No. Come no? È lei? Brignano, con la no. Ma qui non si passa. Lo so, il furgone del mio socio è andato. Digli di comprarsi un daily. Ma si è perso dei pezzi, fa fumo. Senti che rumore, cataclin, cataclin. Appunto, digli di comprarsi un daily. Ma Nino, Brignano dice di comprare un daily. Certo, la risposta è sempre daily.
Iveco Daily in pronta consegna subito tuo. Scoprilo in concessionaria o visita il sito iveco.it. La risposta è sempre Daily. E con Marcello Di Caterina continueremo a parlare di incentivi per l'intermodalità nella seconda parte della trasmissione. Non abbandonateci. Trasportare oggi in collaborazione con Volvo Trucks, una gamma completa di veicoli elettrici. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi on Air con Ferruccio Venturoli. Luca Banassi è collegato con noi, un protagonista del mondo associativo del nostro settore, Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alis, con il quale abbiamo cominciato a parlare di incentivi per l'intermodalità. I mare bonus sono uno strumento per voi fondamentale per ottenere questi risultati. Recentemente la Commissione europea ha approvato uno stanziamento di 125 milioni di euro in 5 anni. Di che si tratta esattamente? Ma noi abbiamo da sempre ritenuto che questo tipo di incentivo fosse l'incentivo che andasse nella direzione di stimolare, sensibilizzare, promuovere sempre di più il verbo dell'intermodalità al mondo dell'autotrasporto, perché è un incentivo che va dato agli autotrasportatori per consentirgli sempre maggiori investimenti sull'intermodalità. Questi 125 milioni che ha approvato la Commissione europea è, diciamo, uno stanziamento che loro prevedono da ribaltare poi sui singoli Stati membri. Ed è evidente che per noi sono pochi, abbiamo più volte detto che l'Italia deve fare uno sforzo in più, sforzo che è quello appunto di cercare di raggiungere i 100 milioni di euro l'anno che garantirebbero e consentirebbero appunto una rapida conversione modale e definitiva conversione modale strada mare, e consentitemi di parlare anche un attimo del ferro bonus, perché anche quello è un incentivo che va a ridurre fortemente l'impatto sulle strade dei camion verso la ferrovia. Quindi questi sono incentivi, in modo particolare il mare bonus, noi riteniamo che debba essere aumentato l'importo da parte del governo italiano. Siamo in continuo contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro Salvini, con il Vice Ministro Rixi, per chiedere con in maniera diciamo sempre più forte e pressante di essere attenti a questo incentivo. Quindi dal vostro punto di vista questo è un aiuto efficace allo sviluppo intermodale in Italia, e che cos'altro si può fare per ottenere risultati importanti? Ma questo è un aiuto molto efficace, lo abbiamo più volte testimoniato, anzi siamo molto preoccupati su alcune risorse, soprattutto quelle del 2022, perché per un ritardo della Commissione europea che ha tardato nell'approvazione del contributo, il 2022 le risorse stanziate sono andate in perenzione. Occorre quindi una norma per recuperare quanto perduto. Cosa fare? Il macro tema è la burocrazia. Bisogna che questo Paese metta mano all'accorciamento della parte, diciamo, decisionale che viene fuori da ogni norma, e bisogna consentire quindi che il tutto avvenga in maniera molto più rapida. La burocrazia non è un tema demagogico da salotto televisivo, è un tema reale sul quale lo sforzo di questo governo, che tra l'altro è un governo che probabilmente resterà lì per 5 anni, deve fare assolutamente per garantire all'Italia maggiore produttività, ma soprattutto renderla sempre più strategica nei confronti di un sistema europeo dove l'Italia deve necessariamente restare protagonista. Grazie al dottor Di Caterina. Per garantire sicurezza, qualità e risparmio nella gestione dei tuoi veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti, scegli First Stop, la rete di professionisti esperti in pneumatici, manutenzione e soluzioni digitali per la mobilità. Non fermare il tuo business. Scopri di più su firststop.it. Novità in casa Renault Trucks, perché dal 1 luglio cambia l'amministratore delegato della casa francese. Pierre Sirolli, in carica da 4 anni, lascerà spazio a Edouard Savelli, uomo Renault Trucks da 30 anni, con alle spalle diverse incariche in diversi paesi. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione della nuova maison di Renault Trucks a Pero, una sede nella quale, dopo una serie di ammodernamenti, Renault Trucks torna dopo la parentesi di Zingonia. Da un costruttore, diciamo così, tradizionale a uno nuovo per il nostro paese, perché stanno per arrivare anche in Italia i camion elettrici della cinese Foton. A inaugurare l'offerta in Italia è la toscana E-Track Trade. Foton nel mondo truck è il principale brand cinese a livello produttivo, con circa 700.000 veicoli che escono ogni anno dalle sue fabbriche. I primi modelli ad arrivare in Italia saranno i light truck da 6 tonnellate. Il futuro della mobilità? Con la nuova generazione iCanter è già il presente. iCanter Next Generation è il truck elettrico nato per la città, con un'autonomia fino a 200 km. Tutti i vantaggi su fuso-trax.com.
E siamo arrivati al consueto appuntamento con le aziende di settore. Oggi è la volta di Lambert. Ismaele Iaconi, direttore commerciale per la casa francese in Italia, ci parlerà dell'indubbia qualità dei prodotti Lambert. Noi di Lambert ogni anno guidiamo con spirito innovativo e passionale l'evoluzione della gamma e lo sviluppo dei nuovi prodotti. Questo accade per via di un DNA che ci contraddistingue da sempre, da quasi 100 anni. Lambert impernia la propria strategia industriale basandosi sulla costante verifica dei mercati, delle tendenze e degli sviluppi tecnologici del comparto automotive, con l'obiettivo di intercettare le esigenze degli utenti del settore del trasporto a temperatura controllata con una sola risposta, un solo must: soluzioni di altissima qualità. Da questo assunto Lambert è partita per diventare sin dagli albori leader nello sviluppo di soluzioni per il trasporto a temperatura controllata, producendo carrozzerie per semirimorchi, furgonature mobili adatte al trasporto intermodale, furgonature per veicoli industriali e commerciali leggeri, nonché kit di isolamento integrato per furgoni. Il nostro obiettivo sarà quello di confermare per gli anni a venire la nostra leadership internazionale, sviluppando nuovi prodotti e nuove soluzioni che avranno come sempre un unico comune denominatore: qualità, qualità e qualità. E anche oggi purtroppo è tutto. Grazie a Marcello Di Caterina, a Ismaele Iaconi e naturalmente a tutti voi che ci avete tenuto compagnia. Noi torneremo giovedì prossimo alla stessa ora sulla stessa radio con una trasmissione tutta dedicata a Zero Gradi. Si ringrazia Volvo Trucks, Bridgestone, Lambert, Mercedes-Benz Trucks, Webfleet e Iveco.